19:30, quando il Consiglio dei Ministri si riunisce a Villa Madama. Questo è un gran giorno per l'Italia, ha detto Scelba. Di ritorno da Londra, Martino riferisce sulla tempestività di concludere le trattative su Trieste e Scelba chiede che Brosio a Londra sia autorizzato a siglare gli accordi. Carlton Housecroft. Nell'abitazione di Eden, il nostro ambasciatore firma per l'Italia il promemoria d'intesa che l'ambasciatore jugoslavo Velebit sottoscrive per Belgrado. Una copia della carta geografica con la linea di demarcazione è giunta la notte prima a Roma. Il memorandum è siglato anche da Gran Bretagna e America. Sono le 13:30. Trieste era pronta per quest'ora. L'altoparlante del municipio grida in alto le bandiere. In un attimo le bandiere si sono riversate per le vie, come avessero aspettato nell'ombra dei portoni. Una moltitudine di alfieri, giovani e vecchi, ragazzi e donne, trasforma le strade in un fiume tricolore. Si saluta coi nostri colori il quartier generale alleato. Si lasciano a tutti gli angoli i segni sventolanti dell'entusiastico passaggio, finché i 1000 affluenti si congiungono in Piazza dell'Unità, dove un grande vessillo, idealmente il medesimo che Einaudi ha consegnato 2 ore prima alla municipalità triestina, palpita al vento dell'Adriatico, meravigliosa vela dell'Italia che riprende unita il suo cammino. Torneranno alle loro case queste bambine, il nome di patria suonerà nuovamente gioioso nel canto, fino a ieri infuso di una nostalgia di profughe.